bene, bene, bene. Prima di intanto vedo che c'è i collegamenti, ma io vorrei un'introduzione a Bruno Stanzione. Sì. Perché già siamo stati qua con Marco, vero? Assolutamente sì, sì. Oggi torniamo in un posto, in un posto dove gli vogliamo molto bene e risponde al nome di Centro Auto Roma 2 in via Raimondo Montecuccoli 32A. C'è anche un sito www.centroautoroma.com. Torniamo al Centro Auto Roma per raccontarvi per raccontarvi promozioni e novità per tutti i clienti. Andiamo a parlare con Gianluca Petrucci, amministratore unico del Centro Auto Roma. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo collegato? Oh, dal taxi! No, guarda, no, che spettacolo! No, l'ascesa del taxi! No, ma io vedo quella. Finalmente là. Vediamo i nostri taxi all'opera! Ma c'è quel centrone! Ma che sei? Ma c'è Dario Pegliote! Ma non ci posso credere! È bello vedere i nostri 35-70 all'opera! Però, sì, ho capito, ma abbiamo mandato il più cialtrone di tutti là! E ormai Pegliote lo sai che fa! Allora, siamo al Centro Auto Roma, con l'amico Gianluca, il quale mi stava raccontando, in quanto io prendo tutto il marketing dell'azienda, mi stava raccontando l'amico Gianluca, dei tempi del Nonno Vito, mi diceva. Sì. Esatto, che praticamente pensate che Nonno Vito serviva tutta la clientela della Dolce Vita quando c'era la vecchia. 55. Esatto, ma non solo la Dolce Vita, pure chi portava le amiche come questa, non c'era bisogno da questo punto di vista. Mi stava raccontando, tra l'altro, che in base alla. Qua parliamo di roba dell'antica Roma, ragazzi. Perché poi, sì, un certo, qui a Pietrucci, un certo Petronius all'epoca c'aveva il centro Big Roma già all'epoca. Pensate che sono stati quelli che, la verità, non essere modesto, perché è grosso ma è modesto. Io da dormire dentro Gianluca, tra l'altro. Allora, pensate che lui, praticamente, i suoi avi vendettero il cavallo del Marco Aurelio. Addirittura, non ci posso credere, cioè ci credo per lui, ma non per quello che dici, Pegliote. Il grande Petronis. Tra l'altro, poi l'appalto andò talmente bene, nel corso degli anni loro sono stati coloro che hanno fornito tutti i cavalli per Brescia de Portapia. Era una cosa che andava detta. Ma è importante, è un'azienda importante. Pensa che Cadone... Perché loro non è solo... Loro non è solo vendita, loro vendono. Cavallo di Giuseppe Garibaldi l'abbiamo venduto noi. Ecco. Cadorna deve ancora pagare la revisione del cavallo. Addirittura, Cadorna, questo mi dicono, Cadorna. Sì. Sì, sì, sì. Quindi il cavallo di Garibaldi, perché detto da Pegliote è un conto, detto dal titolare è un altro. Gianluca, ma veramente hai affidato il marketing a quel cialtrone lì vicino a te? Questo sì, con gran fiducia. Grande. Tra l'altro, io c'è tenuto a dire una cosa. Qui loro, allora, arrivò una vecchia Fiat 131, ma ha raccontato prima. Pensa, siccome il nonno era amico di Alfred, del maggiordomo di Batman, quella 131 diventò la Batmobile. Addirittura. Una cosa da quelle. Addirittura, incredibile. Anche la stessa DeLorean, cari. Quella ti ritorna al futuro, l'hanno fatta loro. Era una DeLorean banalissima, qui c'è il catalizzatore che ha levato una 112 Abarth. Adesso si trova nel 2078. Sì, sì, salato, infatti. Quindi Pegliote, è vero pure che quindi un carro funebre l'hanno fatto diventare la macchina di Ghostbusters. Questa è la saccenza del Lellio, vedi come esatto. Bravo Lelli, senti, andiamo. Caro Gianluca, rimaniamo al presente, però lasciamo stare il cialtrone. Ci vuoi raccontare un po' di nuovo la tua azienda, quali sono i punti di forza, in che cosa Centro Auto Roma 2 è una garanzia? Beh, sulle revisioni veicoli sicuramente noi dal lunedì al sabato effettuiamo tutti i tipi di revisioni, quindi auto, moto, quad, tricicli, minicar, camper, furgoni, quindi fino a 35 quintali, l'assistenza auto, moto, scooter, la vendita auto con veicoli certificati nel chilometraggio e nella manutenzione, con finanziamento, con garanzia legale di conformità o altrimenti anche le garanzie quelle aggiuntive a pagamento. Bene, dove si trova? Ovviamente ad autorimesso del lavaggio del 1984. Ecco, dove si trova la tua azienda? Che così almeno diamo anche un riferimento geografico. In una via speciale, Dicendo sta. In via Raimondo Montecuccoli 32A al Pigneto, praticamente qui davanti, uscendo dalla rampa, qui a destra, è la scena dove Anna Magnani nel film Roma Città Aperta
viene uccisa dai tedeschi. Ah, quindi la grande scena di Roma città aperta. Adesso io vorrei magari che il nostro Peyote non ci si addentri, lasciamo a te palla e voce per guidarci all'interno comunque, no, della concessionaria dell'auto, diciamo, una officina all'interno, così ci descrivi bene tutto te. Vai, fai vedere come fai sto marketing. Caro boss, allora col Gianluca vi faccio vedere, perché il discorso è quello. Intanto ti ringrazio Sandro. Con Gianluca vi faccio vedere. Allora, non è... allora guardate là, là c'è sta la convergenza da queste zone, c'è sta la convergenza. Pensate che una cosa importantissima che vorrei dire. Allora, da queste zone, pensate che nella convergenza è intima amica del kit dei supercar. Il kit dei supercar viene qua e si fanno delle chiacchierate della convergenza di Gianluca, sono amiche da anni. E vorrei parlare, ma che scherzo. Poi c'è una cosa importante che lui non lo vuole dire per modestia. Signori, i meccanici non solo sono certificati, questa parte vedete c'è anche la parte dell'officina vicina. I meccanici non solo sono certificati, perché i meccanici della Formula 1, no, a noi ci fanno un baffo, caro Gianluca. Perché voi pensate, perché pensate che nel tempo di un pit stop i meccanici di Gianluca fanno tutta la revisione. L'altra volta hanno fatto una panda in 55 secondi e 12. Beh, questo tutta è incredibile. È incredibile, veramente, no, veramente pazzesco. Basta che diciamo, i nostri meccanici, ecco, si occupano anche di FAP, centraline, cambi automatici, oltre chiaramente alla diagnostica, alla meccanica generale delle vetture. Diciamo, sono specializzati in certi tipi di vetture, in certi tipi di modifiche. Senti Gianluca, in un momento come questo, dove insomma la benzina ha toccato vertici incredibili, voi fate anche una bellissima, insomma, un bellissimo omaggio a chi viene a trovarvi. I clienti che vengono per la revisione dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19, noi omaggiamo il cliente con un buono carburante del valore di 15 euro. Hai capito? Cioè, vicino ora? Vicino adesso? Vicino ora è tanta roba. Mica è poco, complimenti, veramente. Dunque, allora, e oltre a questo, io mi permetto, Gianluca, perché sono responsabile marketing, siccome loro sono anche lavaggio, è la custodia. Custodia e lavaggio auto, loro sono gli unici che quando ti danno la cera alla macchina, ti danno pure le pattine per guidare, che è una cosa che non te dà. Primo, e poi secondo, Gianluca lo sa, per fare felici le signore, perché un padre di famiglia ci tiene alle famiglie, per fare felici le signore a casa, per ogni cambio d'olio effettuato alla macchina, per le signore a casa c'è sta un litro d'olio d'oliva in omaggio. Questa è una cosa bellissima. Per chi supera gli 80 c'è il cambio di pannolone. Esatto. Vedi, c'è l'olio abruzzese, arriva l'olio abruzzese, per cui poi intanto venite, poi c'è pure l'olio abruzzese. Le piante dei nonni, vedi? Ma tu hai pensato, Peyote, a qualche testimonial per questa azienda, visto che liquerai il marketing? Manco a dirlo. Allora, prima stavamo a parlare, ho firmato poco fa con lui. Allora, signori, il nuovo testimonial dell'Auto Centro Roma, lei dice impianto, no, posso dire, ma autorizzi? Ah, certo. Erbi, il maggiolino tutto matto. No, allora, te lo do io, quello ideale. Aspetta che Baldini c'ha l'idea, vai. Allora, il nuovo vostro testimonial sarà Brad Pitt Stop. Bene, grazie. Allora, io ringrazio Gianluca Pietrucci, logicamente amministratore unico del Centro Auto Roma, per essere stato, diciamo, complice, diciamo, di questo promotion taxi che, come sapete, ironicamente va a capire quali sono logicamente le bontà delle aziende che vi proponiamo. Devo ringraziare purtroppo anche il suo marketing, Peyote, che è il Peyote. Vabbè, ma quanto va bene con quei capelli. E logicamente, prima di chiudere con voi, prego a Bruno di recitare tutte quelle che sono le informazioni per raggiungervi e capire, diciamo, quali sono le vostre. Certo, boss. Allora, il Centro Auto Roma 2 in via Raimondo Montecuccoli 32A, c'è un sito internet www.centroautoroma.com, c'è anche un numero di telefono e una mail, rispettivamente 06 70 20 22735, lo ripeto, 06 70 22 735, oppure la mail info@centroautoroma.com. È una cosa importante. Un abbraccione allora a tutti e due, speriamo che il marketing vada bene. Un grande saluto a Gianluca e andate tutti al Centro Auto Roma 2, perché regalano, a quanto pare, la benzina. Yes, promotion taxi. Un caffè.